Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Cari amici, ben ritrovati. Vogliamo venire a questa, speriamo di essere brevi, catechesi, perché ci sono state fatte molte domande che abbiamo raccolto riguardo, appunto, ritorniamo sempre un po' al concetto del castigo, i castighi di Dio. Ma insomma, Dio castiga, abbiamo fatto diversi video sull'argomento, lo stesso padre Serafino Maria Lanzetta ha parlato, ha fatto degli interventi molto interessanti che poi vi metteremo a nota del video. Ma noi vogliamo ritornarci un po' in modo molto catechetico e molto più spicciolo. Nel novembre del 2016 avevamo fatto un articolo molto interessante dal titolo «E liberaci dal catechismo e dalla sana dottrina». Perché? Perché c'erano state delle discussioni a riguardo, appunto, di Dio che castiga o non castiga. Quindi chi dice che Dio castiga sbaglierebbe. E sarebbe cattivone, sarebbe un rigido, perché Dio in realtà non castiga. Si rifanno anche un po' alla frase di Gesù che dice: non sono venuto per condannare, ma sono venuto per salvare, dimenticando purtroppo però tutto il resto del Vangelo. Questo è un po' il rischio che si ha quando si estrapolano le frasi di Gesù dal contesto del Vangelo e di tutta la buona novella. Perché il Vangelo, la Sacra Scrittura, non può essere letta come fanno i protestanti. E purtroppo noi invece abbiamo preso questo vizietto protestantico, cioè di prendere un po' la Scrittura e di reinterpretarla a seconda della moda del momento. Quindi questo è il tempo del Dio piacione, del Dio che non castiga, del Dio che non punisce, e così. Ecco, abbiamo cambiato, hanno cambiato il termine, una parola del Padre Nostro, non indurci in tentazione, anche questo l'abbiamo sviscerato abbondantemente, perché la traduzione vera è il non indurre, non introdurci, mentre invece si è preferito il non abbandonarci, che non ha alcun senso, perché la prima cosa che a me viene in mente è: ma quando mai Dio mi ha abbandonato? Se Dio mi ha abbandonato, non è Lui ad avermi abbandonato, ma sono io ad averlo abbandonato, ad essermi allontanato. Come? Attraverso il peccato. Ecco perché si dice nella confessione, se io mi vado a confessare, ritorno pentito a Dio. Questo è anche l'invito, se vi ricordate, di molti salmi, anche dei profeti dell'Antico Testamento. Ecco, ritornate pentiti. A breve, quando ricomincia la Quaresima, no? Ricominciamo, ecco, appunto, con questo percorso quaresimale che è un ritornare. Un ritornare, quindi se io devo ritornare è perché in qualche modo mi sono allontanata, quindi sono io che ho abbandonato il Signore. Il Signore non ci abbandona mai, mai, è sempre lì pronto ad accoglierci. Semmai Dio, che è Padre, ed è Padre vero, buono, davvero buono, ma proprio perché buono, castiga. Il problema è cercare di capire un po' questi termini. Siccome oggi non hanno più voglia di spiegarli, allora li semplificano, no? Pensano così che semplificandoli la gente capisce di più, e invece no, perché la gente viene ingannata proprio sulla comprensione di certe questioni che nel Vangelo sarebbero molto chiare, ma che oggi non piacciono. Dunque, noi abbiamo tratto l'argomento partendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che spiega tutto il Padre Nostro, quindi non ci sono scuse.
dal numero 2850 in su, naturalmente indietro con i numeri, noi abbiamo appunto tutta la spiegazione del Padre Nostro, che guardate il caso c'è proprio non indurci in tentazione, e poi c'è quel liberaci dal male, anche questo volevano cambiare, perché è meglio dire liberaci dal maligno, perché dire male, dire maligno non sarebbe la stessa cosa. Insomma, lana caprina, pur di non tornare alla sana dottrina e al vero catechismo della Chiesa Cattolica. Ora, noi ritorniamo un attimo su questo castigo, perché innanzitutto guardiamo l'etimologia del termine. Dal latino castigare, punire, correggere, composto di castus, puro, e agere, rendere. Castigare in latino significa rendere puro. Solo accidentalmente implica quella punizione che noi intendiamo come base del castigo, soprattutto con l'uso delle parole di oggi. Oggi il concetto di castigare, e se vogliamo essere pignoli, nasce proprio, guardate un po', con la psicologia di un certo Rousseau, e non aggiungo altro, quella psicologia laicista dell'Ottocento, ma già dal Settecento, poi tutto l'Ottocento, che intendeva scalzare la psicologia dell'educazione cattolica. Chiaro? Da lì hanno cominciato a essere modificati molti significati dei termini. Un esempio fra tutti è il famoso perfidus. Perfido era colui che aveva perso la fede. Invece sappiamo benissimo cosa significa oggi perfido: è qualcosa di negativo e di dispregiativo. Ma i padri della Chiesa non intendevano qualcosa di dispregiativo, ma da correggere, perché si trattava di rivolgersi a colui che aveva perso la fede, per fidus, capite? Quindi castigare in latino significa rendere puro, casto. L'intervento di Dio nei nostri confronti, attraverso soprattutto tutto il percorso dei profeti nell'Antico Testamento, se ve le andate a spulciare ben bene, portano proprio a questo castigo, a questo rendere puro da parte di Dio usando i suoi profeti, che li mandava per dirci che cosa? Guardate che avete sbagliato strada. Avete preso una strada sbagliata. Quindi, se percorrete quella strada, vi succederà questo, questo e questo. Ma non perché fossero veggenti o perché il profeta dice il futuro. State bene attenti anche oggi a certe apparizioni, alle cose che attribuiscono alla Vergine Santa con un linguaggio veramente terra, lasciate perdere. I profeti non erano e non sono dei veggenti che predicono il futuro, ma che, sottolineando il problema del presente in cui vive l'uomo lontano da Dio, che si è allontanato da Dio, produce delle reazioni che naturalmente sono la nostra rovina. Quindi abbiate bene a mente questo: castigare significa rendere puro, casto, perché la castità non è soltanto una questione sessuale, ma è una questione mentale, è una questione intellettuale. È una questione di pensiero. Vi ricordate Gesù cosa dice?
Se anche uno guarda una donna solo per desiderarla, ma anche il non desiderare la roba da altri, vi ricordate, no? I comandamenti? Parte dal pensiero. Se tu hai un pensiero già perverso, è qui che tu commetti il peccato. Perché l'atto poi, alla fine, è la conseguenza di un modo di pensare sbagliato. Quindi rendere puro, rendere casto. Il Padre interviene verso di noi per correggerci, per renderci puri, per renderci casti. Il perché lo dice per l'Apocalisse. Nulla di ciò che è impuro può entrare nel regno dei cieli. Eccolo lì anche il purgatorio, quel, no, purificare. Lo sentite? Il termine, cioè il purgatorio ci purifica. Le prove, le tentazioni, l'esempio che fa Gesù è eloquente, no? Essere passati al crogiuolo, come si fa per l'oro. L'oro allo stato puro non è un granché, viene lavorato, deve essere purificato dagli altri materiali che lo renderebbero impuro. Capite quindi che cosa significa anche quel rendere puro e casto. Non è solo una questione sessuale. Gli atti vengono dopo che noi abbiamo elaborato un pensiero perverso, che abbiamo contaminato con il pensiero del mondo, con le mode del momento. Ecco la famosa lista, se vi ricordate, di San Paolo, no? Nulla, anche lui lo dice, né ubriaconi, né questo, né quest'altro, tutta una serie di vizi, dice San Paolo, appunto, non erediteranno il regno dei cieli. Quindi è necessario passare al crogiuolo, che la nostra anima venga purificata. Ecco il concetto vero biblico del castigare. Quindi liberaci dal male, che uniamo sempre alla questione del non inducas, no? Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è un intero appunto capitolo di cui ne parla. E l'ultima domanda al Padre Nostro si trova nella preghiera appunto di Gesù. E comincia proprio con una citazione di Giovanni 17:15. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, nella famosa preghiera di Gesù al Padre, no? Ma che tu li custodisca dal maligno. La preghiera del Signore, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2850, ci apre continuamente alle dimensioni dell'economia della salvezza, la nostra interdipendenza nel dramma del peccato e della morte diventa solidarietà nel corpo di Cristo, nella comunione dei santi. Chiedendo quindi di essere liberati dal male, noi preghiamo nel contempo per essere liberati da tutti i mali, presenti, passati e futuri, di cui Satana appunto o è l'artefice o è l'istigatore, perché noi abbiamo il libero arbitrio, attenzione bene, abbiamo la volontà. In quest'ultima domanda la Chiesa porta avanti al Padre tutta la miseria del mondo. Insieme con la liberazione dai mali che schiacciano l'umanità, la Chiesa implora il dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante del ritorno di Cristo. Pregando così anticipa nell'umiltà della fede la ricapitolazione di tutti e di tutto in colui che ha il potere sopra la morte e sopra gli inferi. Apocalisse 1,18. Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
E quindi liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa è appunto poi la preghiera che viene inserita al termine del Padre Nostro durante la Santa Messa. Quindi il problema qual è? Il vero bersaglio, quando si tenta di dire non è Dio che castiga, in verità il bersaglio è proprio Gesù Cristo, la sua dottrina, il suo insegnamento. Ed è la Chiesa, nel suo fedele insegnamento in tutti questi anni, in questi secoli. Tanto è vero che si vuole cambiare il paradigma, si vuole cambiare ciò che la Chiesa ha insegnato per tutti questi secoli. E quindi, se la preghiera stessa, le novene, i tridui, la stessa liturgia, la messa, il rosario, l'invocazione dei santi, non avesse quale scopo quel preservarci da ogni pericolo e liberarci da ogni male, ci troveremmo di fronte al vuoto, al nulla più assoluto, o peggio, a un vero ritorno ad un nuovo paganesimo fatto del il destino, il fato, la superstizione. E se doveva capitare, è capitato. E ma così, e ma colà, senza più impegnare l'intelletto, senza più impegnare la ragione, e senza il vero ragionare, noi non potremo mai capire davvero la dottrina del Cristo e la dottrina dei Vangeli. Quindi un vero ateismo, perché l'ateismo non è vero che è il non credere in Dio. Io non credo in Dio perché dico di non crederci, non voglio credere a quel Dio. Eccolo lì l'attacco a Gesù Cristo. Ieri proprio lunedì padre Serafino Maria Lanzetta ha fatto una bellissima catechesi e su questa rivelazione di Gesù da parte di Simeone, no, la profezia di Simeone, di Gesù segno di contraddizione, e che o si è con lui o si è contro di lui, non c'è la via di mezzo, e che il vero anticristo, lasciamo perdere quello che deve venire, che è profezia e quindi verrà, ma come dice, spiega l'apostolo già, e tanti anticristi sono già in mezzo a noi. E che sono gli anticristi? Coloro che si fingono, credono, magari anche in buona fede, di essere cristiani, parlano di Cristo, ti portano Cristo, ma quale immagine di Cristo? La propria. I falsi profeti vi diranno è qui, è lì, è là, non credeteci, dice Gesù. Quindi stiamo bene attenti, perché l'ateo non esiste. L'ateo è colui che fa una scelta. Quindi ci troviamo proprio a una vera profanazione del concetto stesso dell'intelletto, del ragionare, della ragione. E ad una falsificazione del rapporto vero tra Dio e l'uomo, riferimento a Marco capitolo 8, 38. Che cosa ci starebbe a fare il divino sacramento nel tabernacolo notte e giorno ad attenderci? Che ci starebbe a fare Gesù e Eucaristia? Lo vedete allora anche l'attacco alla transustanziazione, alla presenza reale, eccetera, eccetera. E ritorniamo al protestantesimo storico.
Tanto vale rimuoverlo. Ecco dove si vuole arrivare. E non è forse Gesù stesso a rivolgerci quella domanda drammatica: ma il figlio dell'uomo quando verrà, troverà la fede sulla terra? Luca 18:8. Diceva Benedetto XVI nel suo Gesù di Nazareth, nel primo libro, ma dentro al link che vi metteremo a nota video troverete tutti i testi. Se dunque vogliamo che Dio regni in noi e che il suo regno esista in noi, non deve in nessun modo regnare il peccato in noi. Riferimento alla lettera ai Romani, capitolo 6, 12. Allora Dio passeggerà in noi come in un paradiso spirituale e insieme con Cristo regnerà in noi esclusivamente. Un punto emerge su tutto: Dio è spirito, chi agisce è l'uomo. Il rispetto delle tradizioni religiose è solo apparente. Esse in realtà vengono considerate come un ammasso di abitudini che bisogna lasciare alla gente, a un certo devozionalismo, no? Anche se in fondo non contano assolutamente più nulla. Ma noi dobbiamo distinguere la tradizione, con la T maiuscola, nella quale entra a far parte l'insegnamento degli apostoli, lo dicono gli apostoli, da una tradizione degli uomini che viene fatta perseguendo le mode del momento. Galati 1, vi ricordate? Se anche uno di noi o un angelo disceso dal cielo venisse a predicarvi un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo predicato, sia anatema. Io non devo piacere agli uomini, dice San Paolo, ma devo piacere a Cristo. Quindi la fede e le religioni vengono usate a fini politici, conta solo organizzare il mondo. E abbiamo fatto anche con la professoressa Cristina Sicardi, abbiamo parlato di San Giovanni Bosco, andatevela ad ascoltare perché è meravigliosa la figura che emerge, quella vera di questo santo. E si parlava appunto con la Cristina, che ringraziamo immensamente, e proprio anche di questi problemi, no, che noi abbiamo oggi, e questo continuare a voler creare il futuro, cioè noi siamo cristiani, saremmo oggi cristiani per organizzare il futuro, per fare un futuro migliore, un mondo felice. No, è sbagliato. Questo non è il Vangelo. Il Vangelo non ci ha reso e non ci rende cristiani per costruire un mondo felice, un mondo paradisiaco, una terra più felice. La civiltà dell'amore non è quella terrena. La spiega bene Sant'Agostino nella Città di Dio. Certo, le basi si fanno qua sulla terra, su questo non ci piove, è ovvio questo. Ma quali sono queste basi? La conversione alla dottrina di Cristo, quindi al Cristo che è via, verità e vita. Se non c'è questo passaggio, il nostro riorganizzare il mondo fallirà. I santi non sono diventati santi perché nel loro presente costruivano un mondo migliore. Il loro presente veniva vissuto per il presente per convertire e portare quante più anime possibile a Cristo. Questo era per San Giovanni Bosco, i santi grandi, i santi fondatori di opere proprio di carità vera, era proprio lo scopo della loro missione,
Tant'è vero che diceva San Giovanni Bosco: tu vuoi una bella vera società, per fare un buon cittadino devi fare prima un buon cristiano. Ecco l'educazione ai giovani. Tu prima crea, no? Metti le basi. Le basi quali sono? Avere un buon cristiano. Ma un buon cristiano per San Giovanni Bosco non era l'essere buono, perché buoni lo sono tutti. San Giovanni Bosco intendeva un cristiano religioso, che vivesse di sacramenti, che il suo primo rapporto con Dio è nella preghiera, nell'offerta della giornata, e quindi nell'onestà del proprio lavoro e quindi del proprio rapporto con gli altri. È così che tu crei una vera società cristiana. E la società cristiana, lo ha dimostrato il tempo e la storia, è l'unica che ha portato davvero benessere. Che poi questo è stato usato male, è un altro paio di maniche. Quindi torniamo alla questione del castigo. Ecco, c'è questa invece tendenza oggi alla superstizione, e tutto è destino. E beh, se ti è successo quello, ma beh, mica è colpa di Dio. Guardiamo oggi la pandemia, no? Ecco perché c'è una grande spaccatura nel mondo e nella Chiesa anche sulla pandemia. Perché? Perché non si parla più la stessa lingua. E allora o la pandemia non esiste oppure non è colpa di Dio. A parte che non è colpa di Dio, certo che non è colpa di Dio, ma non è un castigo di Dio. A me ricordo sempre, ne abbiamo parlato tante volte, quando il cardinale Comastri, all'inizio della pandemia proprio e al primo lockdown, disse: attenzione, perché era il segnale di un avviso, era l'avviso di un castigo di Dio. Ascoltiamo un attimo cosa diceva il grande padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, nella sua Contra Fatum, contro il fato. All'epoca, come oggi, figuriamoci, c'erano i maghi, i cartomanti, e tutta una serie di superstizioni. Sentite cosa diceva. Ciò che preme più di tutto ai demoni è distogliere da Dio lo sguardo dell'uomo, così che non ne tragga la sua parte di bene. Perciò il fatto che gli uomini, creature facilmente ingannabili, attenti, siano persuasi che le vicende della loro vita non dipendono dal volere di Dio, ma da una determinata connessione astrale, o dall'influsso che ne deriva, o dal fato, appunto, è cosa che contribuisce più di ogni altra al fine della nefasta stirpe dei demoni. Se dunque è gradito ai demoni allontanare l'uomo da Dio e lo allontana l'errore di queste credenze, risulta dimostrato chiaramente che esse sono il frutto di un'attività demoniaca che svia con l'inganno coloro che attribuiscono agli astri o al fato, al destino, ogni potere, e non rivolgono il loro sguardo all'onnipotenza di Dio. Capite? Altro che. Ma tante volte a noi ci dicono, no, delle volte ci dicono: ma che possiamo fare? Che devo fare? Mi sento angosciato. Allora, a chi si sente oppresso da quanto sta accadendo, spegnete questi video che circolano, questi video che ancora dividono. Tutto ciò che divide e ciò che vi mette in testa dei tarli
che sono oppressivi, cacciateli. Cacciateli via, abbiate il coraggio. Questo dipende solo da voi. Questo non significa che non dovete informarvi. Ma cerchiamo di avere le basi catechetiche. La prima qual è? Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Che peso diamo a queste parole? Ecco, qui può darsi che ci ritorneremo con quello, l'abbiamo già fatto, ma possiamo prendere altri spunti del Padre Nostro, appunto di San Tommaso d'Aquino, che è molto forte anche su queste espressioni. Capite bene, ora con quelle che abbiamo letto di San Gregorio di Nissa e le parole stesse del Padre Nostro, ragazzi, o noi crediamo che Dio ha in mano la nostra storia, ha in mano le nostre vite, Giobbe, andatevela a leggere, Dio ha in mano le nostre vite, o ci crediamo o non ci crediamo. Dice, vabbè, allora mi metto lì e non faccio niente. No, questo sarebbe l'errore. Ma allora che dobbiamo fare? Ecco, noi dobbiamo cercare di vivere innanzitutto di preghiera. Come diceva San Giovanni Bosco e tutti i grandi santi educatori, se il cristiano non vive da cristiano, è inutile. Ecco perché le nostre preghiere non vengono magari ascoltate, perché probabilmente in noi non c'è l'applicazione di quello che chiediamo nella preghiera. E quella è colpa nostra. Ecco la reazione di Dio, che è un padre, e purifica, purifica, rende puri. Con che cosa? Eccolo lì. La tempesta sedata. La tempesta sedata è un elemento chiarificatore di questo passaggio, ve lo vado a prendere subito perché è molto importante. Ecco, lo riporta Marco, lo riporta anche Matteo al capitolo 8. Ecco, salvaci Signore, siamo perduti. Loro stavano lì, Gesù era nella barca, con loro, dormiva o fingeva. È bello anche ragionare, no? Discutere su questo. E Gesù disse loro, perché avete paura, uomini di poca fede? Allora, se noi vediamo l'atteggiamento dei discepoli nella barca, qual è stata la reazione loro di fronte al cataclisma? Di fronte alla catastrofe? Pregare. E al tempo stesso governare la barca. Loro la governavano, ma avevano paura perché era talmente forte la tempesta che pensavano, avevano pensato di non farcela. La loro fede stava cedendo. Qual è la reazione quindi poi di Gesù? Che ferma la tempesta, dimostrando che è Lui il Re dell'universo intero. È Lui che ha in mano le redini di tutto. E vi pare che un microbo virus può farla franca? O può operare senza un permesso divino?
E voi pensate che gli uomini della terra, i grandi dittatori, guardate la storia ce lo insegna, le grandi rivoluzioni, tutto il male di cui l'uomo è stato sempre capace di fare, vi pare che è stato fatto all'insaputa di Dio? Allora, che cos'è dunque davvero il castigo che produce la salvezza? Quindi l'intervento di Dio produce salvezza. Quello che oggi stiamo invece sbagliando è che tutta questa questione della pandemia non viene affrontata con una vera predicazione alla conversione. Ritornate a me, dice Dio nell'Antico Testamento, e lo ripete Gesù nel Nuovo Testamento, si ripete ad ogni quaresima, ritornate a me. Vi ricordate, abbiamo parlato di nuovo anche l'anno scorso, abbiamo fatto un video, ve lo metteremo a nota, sulla questione del castigo, su un bellissimo pensiero anche espresso da Giovanni Paolo II. Ritornate a me, dice Dio, se volete vivere in pace, dovete ritornare a me, pentiti, senza più peccare. Dice, ma è una parola, senza più peccare. Certo, perché purtroppo è vero che questa società ci ha indeboliti nel pensiero. Noi non pensiamo più in modo cattolico. Noi ormai siamo stati assorbiti nel modo di pensare del mondo, e questo è sbagliato. Come si fa a cambiare? Ragazzi, bisogna che facciamo un grande sforzo. I santi, il catechismo, pensare in modo cattolico, anche se tutto il mondo ci fosse contrario. Chi se ne importa? Certo che è un po' difficile vivere in una società che la pensa completamente diversamente da quello che insegna il Vangelo. Va bene, non importa. Noi non dobbiamo fare tutto ciò attaccando qualcuno, odiando le persone che sbagliano. No. Noi dobbiamo continuare portando avanti. Se voi leggete il dialogo bellissimo, tremendo, drammatico di Giobbe, no? Con i suoi amici che a tratti lo aiutano, a tratti lo distolgono da Dio, gli dicono ma chi te lo fa fare? Giobbe non si scatena contro di loro, non li odia, li compatisce semmai, ma lui va avanti ormai con il modo di pensare purificato da Dio attraverso la sofferenza. Lui è già così purificato da Dio, è reso casto nel pensiero dalla prova che ha subito, ed ecco che può dire quella bellissima professione di fede finale. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare il male? Attenzione, perché questo è anche spiegato, non è Dio che porta il male, ma lo permette. Dio è il bene assoluto, quindi non può che darci il bene, che bene, solo bene. Ma permette che il male venga a stuccicarci, eccolo lì, non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Dio lo permette perché? Perché questo castigare di un padre davvero buono e misericordioso possa rendere puro e casto il nostro pensiero. Vi ricordate appunto, è tutto parte da qui.
Se il nostro modo di pensare è corrotto, l'atto che andremo a compiere sarà corrotto. Ok, quindi in sofonia, al capitolo 2:1-3, radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno, prima che piombi su di voi la collera furiosa del Signore. Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Che poi viene da ridere. Cioè, tutta la questione del castigo di Dio, però poi quando si va a leggere allora la parusia, no? Tutti però sono fissi a trasmettere come una mannaia, no? Il ritorno di Gesù col grande castigo, no? Poi ci sono i segreti a destra, a sinistra, a manca, delle punizioni, e lì ci si crede, i castighi. Non sono segreti, ragazzi, non lasciate perdere. Non sono segreti, è tutto scritto nella scrittura. Sono segreti di Pulcinella. I profeti hanno già parlato. La rivelazione è chiusa. Le vere apparizioni non dicono nulla di nuovo. Non raccontano una palla di vetro cosa accadrà domani. Ci dicono cosa sta accadendo oggi. Quindi Sofonia, capitolo 2:1-3. Prima che piombi su di voi la collera furiosa del Signore, cercate il Signore voi tutti umili della terra che seguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Allora, io penso appunto oggi anche si è cambiato, una volta i genitori, ecco il modo di fare, l'educazione, no, che si dava ai figlioli, e oggi pure sta cambiando anche questo concetto, e quindi certamente rischiamo di trovarci una gioventù in futuro, ecco, fragile, ma che già lo è. Guardate che il primo grande pedagogo è Dio, che con il suo castigare, renderci puri e casti, ci ha dato la vera libertà. Ci ha dato la vera possibilità di ragionare su come dobbiamo comportarci. Ecco, quindi chi sono allora i veri profeti di sventura, i cattivoni che spaventerebbero la gente sui castighi di Dio? Coloro che vogliono occultare alla gente la verità, o coloro che dicono la verità? Il fatto è che bisogna stare attenti, perché oggi di veggenti, tra parentesi, purtroppo ne abbiamo anche troppi, e noi dobbiamo cercare di stare fermi nell'insegnamento della Chiesa. Non esiste il caso. Non esiste l'accidente così, attraverso gli accidenti il Signore interviene, questo sì. Un terremoto. I terremoti certo che sono una cosa naturale, è un evento naturale, tra l'altro guai se non accadesse. È importante che i terremoti avvengano, perché per la terra, per le placche tettoniche, i vulcani eccetera, è fondamentale che si muovi e che ci siano queste mosse. E è il Signore che si serve degli accidenti per dirci qualcosa. Questo insegna la scrittura, questo hanno insegnato i profeti, questo hanno insegnato i santi.
Bene. Allora, quindi ritorniamo al vero Padre nostro, ritorniamo alla tempesta sedata. Salvaci, Signore, siamo perduti. Mi pare che Marco dice addirittura: non ti importa che moriamo? Il Signore si desta, ma il Signore sta nella barca, sta con noi. Quindi noi che dobbiamo fare? Noi dobbiamo continuare a lavorare nella barca. Continuiamo a lavorare, ma fiduciosi che è Dio che ha le redini di tutto, dell'universo intero e anche di ogni singola vita. È Dio che ci tiene sulla mano. Dobbiamo credere a questo. Quindi quello che ci capita, la croce, sono doni. Persino una pandemia può diventare occasione di santificazione se la leggiamo bene, e ci convertiamo, la prendiamo per convertirci. Ricordiamo le parole che a breve per la Quaresima torneremo a meditare: ritornate a me, pentiti. Ritorniamo a Dio con cuore contrito e pentito. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, debellatrice di tutte le eresie. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria e grazie a tutti.